Buonasera, buonasera a tutti voi. Questa serata siamo in diciamo in collegamento con Roberto Lovari per questa puntata di Voci Transnazionali. Roberto Lovari già lo conoscete, Libre TV ha avuto già modo di ospitarlo, lo ringraziamo ovviamente di essere qui con noi. È un giornalista e corrispondente per quanto riguarda per Radio Radicale, per quanto riguarda tutta la materia dell'America Latina, e questa sera commenteremo e parleremo con lui di un libro. Di un libro che in Sud America ha avuto un grande successo. Io lo leggo in lingua in portoghese: Guia politicamente incorretto dell'America Latina. È la storia politicamente incorretta dell'America Latina. E questo libro è scritto da Leandro Narlock e Duda Texera, ed è un libro che ha avuto un grande successo in Sud America e diciamo che un pochino demolisce un po' dei miti del Sud America. Ma io non vorrei dilungarmi oltre e darei subito la parola a Roberto per parlarci appunto di questo libro e un pochino vedere un pochino quali sono le rivelazioni che contiene. A te, Roberto. Io credo che la battaglia contro i miti non sia solo una necessità, e questo libro risponde a questa necessità dei latinoamericani. Io quando stavo in Brasile, per esempio, ho sentito la notizia della che verrà fatto santo Giovanni Paolo II, e veniva arricchita la notizia dall'affermazione che questo Papa avrebbe fatto cadere il comunismo. Non è così storicamente che Giovanni Paolo II sia stato, no, abbia dato un contributo, abbia difeso le sue idee, ma che abbia fatto cadere il comunismo è un fatto storico che nella esaltazione di questa figura ci si è portati dietro, e adesso è diventata una icona, una definizione quasi storiografica. Il comunismo è caduto per altre ragioni, perché l'economia comunista non ha retto il confronto con l'economia di mercato, e Gorbaciov ha iniziato quel processo che poi ha portato nel 91 alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. In Sud America i miti hanno una forza grande, perché ora un popolo giovane, perché vi sono state tutta una serie di circostanze per cui i miti ancora, per esempio, un mito ancora governa, anzi ne governano due, perché governa a Cuba il mito del Che Guevara, che nella sua personificazione dei dittatori, io perché sono dei dittatori, i Castro sono dei dittatori, ma non solo lì, in Argentina gli eredi del peronismo ancora governano, con dei risultati che sono ogni giorno più disastrosi per l'economia e per gli interessi, per la qualità della vita di quelle masse popolari, di quelle classi lavoratrici che invece loro affermano di voler difendere. E quindi è un libro questo, che in genere in Brasile i saggi hanno poco successo, ma questo ne ha venduto più di 100.000. È questa esigenza, il Sud America è arrivato, la stragrande maggioranza dei paesi del Sud America sono arrivati a una democrazia matura. In Brasile c'è un governo che può piacere, non può piacere, se ne può apprezzare i risultati, ma c'è libertà di stampa. E in altri paesi invece del Sud America ancora il mito. Proprio leggevo il Nuevo Heraldo, che è un grande giornale in lingua spagnola di Miami, questa nuova capitale collocata negli USA dell'America latinoamericana, dove viene, l'altro giorno è stato celebrato nel luogo dove sono state ritrovate le ossa, i resti mortali del Che Guevara, c'è stata una cerimonia con rappresentanti del Venezuela, della Bolivia, di Cuba, che hanno celebrato il Che Guevara. Ma la cosa più drammatica, direttore, avviene con la celebrazione non solo del Che Guevara, ma in Argentina. Però, e questo è particolarmente, per me, particolarmente grave, perché se diciamo io muovo, e questo libro secondo me interpreta una critica al Che Guevara nella sua condotta personale, nel mito che si è creato di difensore della libertà, di combattente per della rivoluzione, la democrazia e la libertà. In Argentina, pronto? Sì, ti sentiamo. Mi sentite? In Argentina
vi è per esempio per la sinistra una contraddizione storica, perché per una vita il peronismo è stato visto come, diciamo, una costola della sinistra. Il peronismo è una altra questione. Il peronismo fu una versione, una sintesi strana tra idee di sinistra e di fascismo e di nazismo. Però è vero che fece delle carte sul lavoro, creò uno stato sociale, lo copiò dal fascismo. Lui lo dice chiaramente nelle sue dichiarazioni che lui vuole sottrarre alla sinistra le classi operaie, che in verità lui, con un sistema paternalistico e di caudillismo, riuscì a conquistare. E non è un caso che sul territorio la sua opposizione era formata da anni da comunisti, da socialisti, e ne mise in galera diversi. Poi, nel quadro internazionale della Guerra Fredda, la sua posizione nazionalista e quindi anti-americana, anti-Yankee, la tematica di Perón era contro il capitalismo e contro le oligarchie che si erano alleate al capitale straniero per sottomettere. È una cosa che mi indigna. E quando l'ho letta e riletta, perché stando in Brasile, il Brasile è un ottimo, no? Posto di osservazione sull'Argentina, sulla sua cultura, sulle sue vicende politiche attuali, che è governata da un peronismo in forma degli anni del secolo XXI, dalla Kirchner, che è l'erede del marito Néstor Kirchner, morto nel 2007. Poi anche Perón era argentino, se non sbaglio. Certo, era super argentino. Ora voglio dire che quando una cosa che dico mi indigna, quando ci fu la caduta del nazismo, qual è il paese dove trovarono maggior rifugio e maggior accoglienza di tutto il mondo i criminali nazisti che avevano sterminato mezza Europa, in primo luogo gli ebrei? In Argentina. Il famigerato Mengele, quello che faceva gli esperimenti sui bambini, è nota la bestialità, l'assurdità, andò in Argentina, perché l'Argentina ebbe un atteggiamento estremamente favorevole alle potenze dell'asse, e quando coincidono proprio con la salita al potere 45-46 di Perón, lui diventa presidente nel 48, rivince le elezioni nel 52, con questa fuga di centinaia, attenti, non si tratta di alcuni elementi, addirittura si parla che la Chiesa di Roma abbia favorito la fuga verso questi paesi, di Perón, che costruì il peronismo che ancora, ora io sono alieno dal dare giudizi sulla vita privata delle personalità politiche, e però viene in questo libro, ci sono delle testimonianze specifiche sopra, lui costruì la gioventù, l'associazione degli studenti delle secondarie, e li riceveva nella Casa Rosada, sede della Presidenza della Repubblica Argentina, e c'è la testimonianza data successivamente di una ragazzina di 13-14 anni che lui prima la invitò e poi rimase la sua amante, dice lei, testimonianze successive, finché lui nel 55, quando fu deposto, scappò. Ora, nessun giudizio, lo stesso dicasi quando si sposò, e lui quando ritornò nel 73 in Argentina dopo il lungo esilio, con chi tornò? Però tornò con quella che fu poi una delle disgrazie di questo
sfortunato paese, con Isabelita, la sua giovane moglie incontrata in un nightclub di Panama che aveva sposato, e quando lui si candidò di nuovo alla presidenza della Repubblica, la nominò, la fece vicepresidente. E quando dopo lui morì, l'anno dopo, lei diventò presidente dell'Argentina, con a fianco El Brujo, Riga, che era una specie di mago stregone, adepto della P2 in Italia, massone nella versione deviata della propaganda 2, e ferocemente anticomunista. Forse qualcheduno ricorderà, da chi ascolta, le famose 3A, Alleanza Argentina Anticomunista, che costò la vita a centinaia di militanti della sinistra. E però... poi Roberto, una cosa singolare è che mi pare nel frattempo il vicino Cile vedeva appunto la successione di Allende con Pinochet, che in qualche modo comunque sia Perón fu amico sia di Allende che poi anche di Pinochet, o perlomeno non prese mai una posizione contraria. Guarda, Perón in quel momento, quando aveva troppi problemi interni, diciamo, per occuparsi, quando ci fu addirittura tra l'Argentina e il Cile, c'è stata sempre una grande tensione per motivi territoriali. Nel 79, per esempio, furono sul punto di scatenarsi una guerra, degli attacchi reciproci. Fu l'intervento di Monsignor Samoré, che lo mandò il Papa venuto a conoscenza, telefonò a Pinochet e al generale, mi pare Medici, allora uno dei generali della giunta che governava l'Argentina, intervenne perché Perón, poi veniamo se vuoi Allende a quegli anni, anche qui bisogna che ci ricordiamo di Berlinguer, ti spiego il perché. Allora, Perón in quegli anni scatenò, perché il peronismo, cos'è la contraddizione del peronismo? Che ha un'anima di sinistra e un'anima di destra. Aveva i Montoneros, che era la gioventù, i sindacalisti, che si sparavano addirittura, cioè l'origine della dittatura più sanguinosa delle Americhe e dell'Argentina, la famosa dittatura che dei 30.000 desaparecido, ha origine dall'incapacità di Perón di frenare i suoi che volevano, la sua gioventù che voleva fare la rivoluzione, voleva i Montoneros, l'esercito rivoluzionario del popolo, a cui si contrapponevano i sindacalisti e altre forze di destra. Quando Perón ritornò dall'esilio, all'aeroporto di Ezeze, che è l'aeroporto di Buenos Aires, si scontrarono le due fazioni. E cosa voglio dire? Che la tragedia dell'Argentina è il peronismo, perché vedi, se tu metti io dico sempre, ma forse hai una simpatia per il Brasile, no, io sono freddo e ragiono sui dati economici. Chi era l'Argentina quando il peronismo nacque e prese il potere? Era il paese più ricco dopo gli Stati Uniti d'America e una delle 10 potenze economiche del mondo. Aveva le casse piene d'oro, e quando Perón fu deposto dal potere, l'economia era in crisi, il paese era pieno di debiti, l'inflazione era al 74%, perché Perón, in questa sua politica di populista e di spese senza limiti, aveva ridotto il paese sull'astrico. E lo stesso si è ripetuto quando i peronisti, non solamente nel 73-74, quando i peronisti prendono il potere, il neoperonismo di destra, per esempio con Menem, negli anni 90, cosa fecero? Qual è la similitudine tra Brasile e Argentina? Tutti fanno la stessa scelta, hanno un'inflazione spaventosa del 1500 in Brasile e del 1000 in Argentina. Loro legano il peso al dollaro, addirittura in Argentina lo mettono
nella Costituzione che un dollaro valeva un peso valeva un dollaro. I brasiliani nel 94 adottano questa misura anche loro, ma poi cosa succede? Perché poi l'Argentina entra nel baratro del default del 2001 e invece il Brasile cresce economicamente fino a diventare una potenza mondiale e riesce a realizzare grandi trasformazioni sociali, grandi risultati sul piano della sottrazione di decine di milioni di disgraziati alla povertà e all'estrema povertà. La differenza è questa, in un minuto, perché gli argentini rimasero fino alla fine, fino al 2001, a difendere questa assurda parità, indebitandosi di 140 miliardi di dollari, origine dei mali anche attuali dell'Argentina, perché hanno dei processi in America della gente che vuole essere ancora pagata. Il Brasile, dopo una fase di rigidità nel quale consumò molti soldi, lasciò fluttuare la sua moneta, il real, secondo le leggi dell'economia di mercato, e il real si stabilizzò e il Brasile poté, grazie a Fernando Henrique Cardoso, grazie a Lula, poté realizzare grandi progressi sul piano sociale senza scassare, senza rovinare il paese. Adesso abbiamo un paese che era ricchissimo sull'orlo di un nuovo default, l'Argentina. Default vuol dire fallimento dello Stato. Non voglio fare il pignolo, ma alcune volte alcuni concetti vanno... Sì, è anche abbastanza di moda, anzi attuale, diciamo, no, di moda, esatto, anche negli Stati Uniti. Esatto, ma l'Italia lo è stato due anni fa, gli Stati Uniti lo so. Il Brasile, anche se non ha, diciamo, non ha quella crescita, quello sviluppo economico che ha avuto fino a un paio d'anni fa, però è un paese stabile che cresce al 2% e che continua, quest'anno hanno celebrato i 10 anni della Bolsa. Ecco, questo è uno dei miti più tragici. Poi, se vuoi, veniamo a quello di Indios, e quella è quello, l'altro mito è quello del Che Guevara, Gianni. Mi sembra opportuno, anche perché il tempo va, corre. Vai, Roberto. Guarda, se vuoi che parliamo del Che Guevara. Sì, insomma, dei personaggi che vengono smitizzati in questo libro. Guarda, c'è Che Guevara, c'è Castro, Allende, insomma. Allende si è celebrato tutto il Sud America, c'è stato il ricordo dei 40 anni, anche lì vanno dette alcune cose. Che Guevara, secondo questo libro, e molte anche delle opinioni che vi sono in Sud America, è un po' l'esatto contrario di come viene rappresentato. Che Guevara era una persona che aveva un'ossessione, la rivoluzione, e sul piano della rivoluzione doveva essere pagato qualunque prezzo. Oltre a essere un uomo non molto capace, perché quando fu presidente dopo la rivoluzione, lui fu presidente della Banca Centrale, fu ministro dell'industria, e lì ci sono, l'economia cubana entra in un disastro totale. Il suo inseguire l'antiamericanismo a tutti i costi lo portò, per esempio, al congresso di Algeri, in una prima fase di rottura con l'Unione Sovietica. Quando lui andò in Bolivia, a parte che uno dei suoi insuccessi poco conosciuti è quello della guerra in Congo, lui andò in Congo nel 64, lui partecipò e lì tornò senza aver realizzato nulla. Perché il personaggio è un personaggio ben diverso da quello, dall'amante della libertà, dal combattente per la libertà che è l'immagine col cappellino ancora sta sulle belle gambe della più bella attrice, della più bella indossatrice brasiliana. Eppure già era un personaggio notevole, perché nel 64, se non sbaglio, a New York andò addirittura a parlare all'ONU. Certo, è lì che venne fuori che lui, lì confessa che lui... Noi confessa quello che è venuto poi fuori dopo, che lui era un uomo che non aveva nessun rispetto per la vita umana. Lui disse testualmente:
abbiamo fucilato e continueremo a fucilare se la rivoluzione lo chiederà. L'uomo che viene dipinto come un amante dei diritti di rispetto alla vita umana, quando andò, un particolare che è poco conosciuto, ma questo libro lo mette bene in risalto e porta testimonianze e dati precisi, quando andarono nel 59, Fidel arrivò a La Habana. Lui diventò direttore di un carcere, di un luogo dove venivano portati gli ex amici di Battista, dissidenti, dove cominciarono ad essere portati poi anche quelli che avevano partecipato alla rivoluzione, ma che non accettavano la trasformazione della rivoluzione democratica castrizza iniziale in una dittatura del proletariato, in uno Stato comunista che poi finì per essere alleato dell'Unione Sovietica fino all'installazione dei missili, fino a provocare quella che è stata la crisi veramente più grande, il rischio più grande che ha corso l'umanità di vedersi coinvolto in una guerra nucleare. Lì il buon Che fucilava le persone e c'era una lista di 144 persone la cui fucilazione fu ordinata da lui con grande semplicità. In un diario ultimamente ritrovato dalla moglie, lui racconta come nella Sierra Maestra si trovò che avevano deciso di fucilare, di punire con la fucilazione una persona accusata, un combattente accusata di spionaggio, e lui dice: nessuno lo voleva fare, io ho preso la pistola e gli sparai in bocca. Sono sue, sono parole del diario del Che Guevara. Mi ricordano un pochino le giurie popolari, i tribunali popolari italiani a cavallo tra la guerra, fine della guerra, insomma. No, io quello che voglio dire, ecco, io sono grandicello, sono diversamente giovane, e sono stato per tanti anni, finché non è caduto il comunismo, nell'Unione, nei paesi comunisti, dove bastava scendere dall'aeroporto e tu ti rendevi conto, no, che c'era una dittatura, un sistema poliziesco, non bisognava leggere dei saggi per capire che erano delle dittature, dove c'era il partito che esercitava una ferrea dittatura e una ferrea repressione su tutti e tutta la società. E Che Guevara, che era grande frequentatore, ci passava di interi periodi, non ha mai mosso un detto, una parola contro questi stati dittatoriali. Il grande difensore della libertà e dei diritti civili fu uno di quelli che istigò nei primi anni 60 l'invio dei gay nei campi di rieducazione. E l'altro giorno il Corriere della Sera riportava di Mariel, che c'è una zona dove apriranno un porto di libero commercio. Beh, nell'80 ci fu la famosa vicenda di Mariel, dove 120 mila si diresse in quel porto e l'America li lasciò entrare. E io ho letto una testimonianza di una persona, di un intellettuale, aveva solo un modo per scappare da Cuba: dichiararmi gay, perché insieme Castro liberò delinquenti, malati di mente e tutti gay dichiarati potevano andare. Allora, queste cose qui del castrismo di Cuba e di Che Guevara, veramente, ecco, a una sinistra che mantenga le radici storiche dell'essere a sinistra, essere amante della libertà, dei diritti civili, del diritto di espressione. Che Guevara è una delle più grandi truffe storiche, afferma questo libro, e in parte io condivido, sul piano di chi ha. Io capisco che negli anni 60, 70, il 68, chi non ha sentito il fascino nel 68, le grandi trasformazioni, la guerra del Vietnam, è morto l'altro giorno Giapp, chi è diversamente giovane come me, è un nome che era presente, che ha fatto politica negli anni 60-70, il Vietnam era un motivo di discriminante all'interno di molti partiti, per esempio il mio, in quello in cui militavo, il Partito Socialista. E quindi, ritornando al CE, io credo che debba iniziare
per il bene dello sviluppo democratico, per l'interesse della libertà, della verità storica, perché qui è in discussione Gianni la verità. Ecco, ma infatti Roberto, proprio facendo appello al tuo, diciamo, mestiere di giornalista, e volevo porti questo quesito. Questi miti purtroppo sono cose che nella storia ma miti e anche, diciamo, mistificazioni, sono cose che si ripetono per tante cose, anche allo sfondo religioso, cose che da divine diventano storiche e così via. Tu pensi che in questo caso sia stata proprio un'azione puramente di propaganda politica, oppure proprio una pianificazione una deviazione storiografica, proprio di tradizione storiografica? Perché poi ci ricordiamo anche che la storiografia, almeno in Italia, come anche parte dell'intellettualità, dell'intelligenza, è sempre stata un po' orientata verso sinistra, e quindi, diciamo, si sono unite in questa mistificazione storiografica. Io penso che ci sia stata una scente propaganda politica, perché la sinistra, una certa sinistra, è sempre vissuta un po' sui miti. Io, per esempio, quando morì Stalin, avevo 13 anni e mi portarono nella sezione comunisti dei socialisti in fila un ragazzetto di 13 anni, e poi c'è stata la destalinizzazione, poi c'è stata la caduta del mito dell'Unione Sovietica. Lenin, che era un feroce dittatore che planeggiò la conquista e la costruzione di uno Stato poliziesco, perché non è che il comunismo sovietico nasce così, era costruito scientemente, e per anni, per decenni c'è voluto un processo lunghissimo di liberazione da parte della sinistra, della sinistra comunista, dei miti. Il mito di Che Guevara si colloca benissimo in quegli anni, perché era anti-americano, si batteva per i giovani, insomma, tutta una... La sinistra ha bisogno di miti, purtroppo una sinistra immatura, la sinistra, quella di... Poi c'è sempre il fascino eterno del guerrigliero, anche dell'occio, insomma. Ma si mescolano il romanticismo, anche noi abbiamo... Sì, sì. Il nostro risorgimento, abbiamo anche noi la mitizzazione di Garibaldi, per esempio, che invece lo era veramente un personaggio serio, però c'è la mitizzazione di quelli che davano la vita per la patria, che si sacrificavano, la prima guerra mondiale, no? Quelli, i toti che buttavano la stampella oltre la trincea dall'altra parte, e c'è veramente, è il segno di una sinistra poco matura, una sinistra che aveva, così, si era fossilizzata, e era prevalente l'impostazione massimalista, come c'è ancora per esempio in alcuni settori. Per esempio, tu metti a confronto il partito dei lavoratori di Lula, che governa il Brasile, e Hugo Chavez in Venezuela, e sono tutti e due, hanno, per esempio, quando si incontrano sempre nell'essere avversari dell'America contro l'imperialismo, e però poi i risultati quali sono? Che in Venezuela i miti, no, esaltati da Hugo Chavez, fanno sì che non ci sia la casta igienica, ma anche le classi povere, le classi lavoratrici non trovano lo zucchero, non trovano i fagioli, non trovano il riso. In Brasile l'altra sinistra, che ha capito che bisognava fare le riforme, bisognava fare i programmi sociali, ma bisognava pure produrre e prendere i soldi per poterli poi ridistribuire, e c'è questa situazione, a mio avviso, profondamente diversa. Ti apparirò forse un moderato di sinistra, non so che cosa, ma io giudico... No, guarda, secondo me è soltanto un approccio laicamente laico, nel senso che purtroppo questi di cui stiamo parlando sono degli eroismi o dei santi laici in qualche modo, e che purtroppo a volte nella etichetta laica o laicista si arriva a fare dei santi laici come questi, no? Quelli che sono appunto contro la Chiesa, e poi diventano appunto delle icone che poi sono, come in questo libro si racconta, delle icone dell'antidemocrazia, contro i diritti umani e così via, e quindi in qualche modo diventano anche quelli santi laicamente. Quindi invece essere laicamente laici, capire che, insomma, persone che sono sempre dalla parte del giusto, sempre bravi, sempre corretti, probabilmente non esistono.
e sono pienamente d'accordo. I santi non sono buoni averli né a destra né a sinistra, ci vuole il raziocinio, ci vuole il pensiero libero, la serenità, lo spirito critico, che non abbiamo avuto tempo per esempio per affrontare l'altro grande mito, questo dell'America e degli Indus, però lo faremo forse in un'altra missione, vedo che il tempo senz'altro sta... Senz'altro Roberto, io ti ringrazio molto di questa tua testimonianza, che è molto utile e qualificata per Libri TV e per tutti coloro che l'ascoltano. Noi ci possiamo comunque sia appunto ridare appuntamento su questi schermi, li chiamiamo schermi, anche se è semplicemente Skype, per un'altra trasmissione con te, e quindi ti ringraziamo ancora e ti salutiamo. Io vi ringrazio perché mi piace discutere, soprattutto voi dovete scusare la mia passione, ma anch'io ancora... No, se non ci sta un po' di passione... diventa, che ne so, una, è come la lettura, come la terribile lettura del messaggio alle camere fatta dai nostri presidenti, che è stata una cosa mortificante veramente. Io sono ancora alla ricerca della verità, di quelle politiche storiche ideali, io sono un agnostico, non sono un ateo, e quindi lo fa, forse potrò sembrare un po' irritante con questa mia foga, ma io sono un uomo appassionato nella ricerca, non della vita, nella ricerca della verità, e voi siete dei persone che fate un lavoro egregio, e quindi saluto tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, te e i tuoi collaboratori, Volpicelli e tutti gli altri. Ciao, buonanotte ragazzi. Grazie ancora Roberto, ciao.